Buongiorno e bentornati al Pallaruffini di Torino. Ci troviamo con la Gymnasium Treviso, ancora campione in questa seconda tappa del campionato di Serie A2 femminile. Andiamo subito a chiedere, è già la seconda volta, siete neopromosse, a questo punto c'è poco da parlare. Diciamo che è il cuore che fa i fatti, io sono molto molto contenta di come si è comportata la squadra oggi, avevamo dei vari problemi da gestire, però tutte sono state pronte, hanno guadagnato insieme l'una negli occhi dell'altra un decimo e poi a suona di decimi e avanti e siamo arrivati fino a questa bella vittoria che è per me una vittoria del cuore. Quanta la soddisfazione? Immensa, un grande orgoglio perché dietro ho sentito il calore di una grande squadra, una squadra che deve ancora crescere, che ha tanto da lavorare ma che è sulla strada giusta. Allora facciamo invece una domanda al presidente, quanto è orgogliosa della sua società? Orgogliosissima, anche perché le fatiche quotidiane sono immense e questo però ripaga ampiamente di ogni sforzo e di ogni impegno. Adesso nel mese di marzo ci sarà il trofeo Città di Jesolo, anche quello grandissimo evento in Italia della ginnastica internazionale. Come lo state preparando? Come ogni anno immagino. Beh, lo stiamo preparando con l'entusiasmo di sempre, anzi con rinnovato entusiasmo, perché comunque abbiamo degli ospiti illustrissimi. Abbiamo la novità dell'Australia, abbiamo una Romania che torna, un Giappone che torna, gli Stati Uniti ai quali dobbiamo sempre comunque così. Tenere la testa. Esattamente. Ecco, lo stiamo preparando con una bella cerimonia di accoglienza che coinvolge tutta la società e questo è un grosso elemento di forza e comunque l'organizzazione ormai è rodata e provata negli anni visto che è il settimo anno. Comunque non vediamo l'ora, speriamo di avere un pubblico caloroso e immenso. Io aggiungerei anche che visto che la ginnastica è uno sport sempre in movimento, l'abbiamo visto anche oggi, anche a Jesolo ci sarà la diretta streaming. Certamente, almeno mi è stata assolutamente preventivata, oggi era la prova generale, mi pare che sia andato tutto bene, quindi contiamo sullo streaming assolutamente. Allora in bocca al lupo anche le ragazze che salutiamo, grazie. Grazie a te.